E ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e benvenuti in questo nuovo episodio di Ghost Recon Wildlands. Come detto nello scorso episodio, oggi siamo in un episodio un po' particolare, un episodio di Ghost Recon XL, perché oggi non ci andremo a fare nessuna missione, ma andremo a Monte Punku, una zona della mappa dove non ci sono missioni da fare, ma è solo da esplorare, quindi prendere punti di abilità, casse di accessori, di armi e missioni secondarie. Non ci sarà la pesca, perché ovviamente ho registrato moltissimo, mi ero messo diciamo in condizioni un po' poco consone per i video, perché faceva caldissimo e tutto qua. Quindi signori, vi lascio immediatamente al video. Ciao a tutti ragazzi. E ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui in questo nuovo video, bentornati su Ghost Recon Wildlands. Episodio XL, perché oggi siamo qui per andarci a fare un episodio particolare. Non ci faremo missioni, non ci faremo nient'altro, come annunciato nello scorso episodio. Oggi ci andremo ad esplorare quello che è questo qui, Monte Punku. Ovviamente qui vedete che non ho ancora preso niente di tutto quello che c'era, perché non ho avuto tempo di giocare, non ho fatto niente, non sono riuscito ad andare avanti. Ma questo qui mi farò tutto quanto, penso a breve. Intanto oggi ci andremo ad esplorare tutto quello che è Monte Punku. Volendo mi potrei fare tutti quanti gli obiettivi che ci sono qui, però comunque a Tabagal già abbiamo fatto tutte quante quelle che sono le missioni. Quindi per portarci un po' più avanti ci facciamo Monte Punku. Ovviamente Monte Punku avrei potuto farlo magari senza fare un episodio speciale, un episodio particolare, questo episodio ovvero XL. Però siccome non so cosa potrebbe nascondere Monte Punku, ovviamente se facevamo questo le missioni erano missioni e basta. Ma siccome Monte Punku, oltre a queste comunque i contenuti della provincia classici, probabilmente ci sono anche dossier Kingslayer, anzi ci sono 4 dossier Kingslayer, probabilmente potrebbero essere importanti. Bowman potrebbe dire qualcosa in riferimento a quella che è la storia, potrebbe esserci qualcosa insomma di particolare da scoprire. Quindi ho detto facciamo un episodio un po' particolare, un po' così, e vediamo un attimo cosa riusciamo a scoprire. Intanto però per arrivare a Monte Punku dobbiamo prendere questo bellissimo elicottero. Vediamo un attimo in che direzione. Ok, direzione sempre dritto. Mettiamo il marcatore qui al centro di Monte Punku, più o meno su per giù, e andiamo verso la nostra destinazione. 4 km e 2 da fare. Adesso mi metto un po' alto, così magari mi chiedevo, faccio anche la thumbnail incredibile di Monte Punku. Ok signori, eccolo qui. Questo è Monte Punku. Siamo dentro quello che è la nostra zona interessata. Ok, va bene. Vediamo un po', ok, il punto di atterraggio è questo. Ok, niente male, Monte Punku. Tutta zona montuosa. C'è un aereo lì sotto. Ok, ragazzi, vabbè, io direi di atterrare qui, ecco, in quel campo di grano. Ok, atterriamo qui in questa zona. Perfetto. Le, ci siamo. Vediamo se Bowman ci contatta. Per il momento siamo qui. Ho messo la meta lì totalmente a caso. Monte Punku. Ok, mettere la mappa se adesso questa tizia non mi chiama. Ok, intanto qui ci sono già delle casse di viveri necessarie. Ok, queste risorse medicinali. Ok, e marchiamo anche il carburante. Perfetto, perfetto. Signori, allora le abilità ne abbiamo tantissime. Abbiamo 27 punti di abilità da utilizzare e abbiamo 10.000 punti carburante, 6.225 medicinali, 3.075 comunicazioni e 12.000 pacchi di cibo. Eccolo qua, Monte Punku, signori. Oh la madonna. Vabbè, sostanzialmente ci siamo teletrasportati anche abbastanza vicino per iniziare ad andare dal nostro primo tenente per farci dire un po' le prime notizie a noi necessarie per sbloccare le prime missioni. O meglio, i nostri primi punti risorsa, anche perché comunque non avremo missioni primarie da fare, ma comunque credo abbiamo missioni secondarie da fare, come tipo raid ribelli e quant'altro, quindi sicuramente da fare ne abbiamo, oltre a comunque entrare in tutti questi cazzo di avamposti, che sinceramente saranno tantissimi. Ok, il nostro tenente è lì, vediamo se riusciamo a fare una manovra in mezzo alle fraschette. Ok, villaggio Chacabaracca. Chi vive in baracca, chi mangia la cacca. Ok, allora, proseguiamo. Salta, non puoi scavalcare. Ok, scavalca, senza farti vedere. Sì, senza farti vedere, però anche senza fare rumore. Ok, qui i nemici non ce ne sono. Allora, il tenente... Ok, non sei un nemico. È qualcosa del cartello dei sicari?
Troviamo i punti abilità per il momento. Addio zio, ciao, 8 posizioni abilità, Montepunco. Perfetto, perfetto, ce n'è uno vicino, mai nella vita. No, sì, ce n'è uno vicino, come no, eccolo, sta di qua, ok. Bello, madonna, come l'abbiamo fatto fuori incredibilmente. Quello non se n'è neanche accorto, questo tizio di merda. Punta abilità, dove sei? Fatti trovare punta ability. Non si può arrampicare qua, ricercati, sì. Ma se noi prendiamo punta abilità ci dileguiamo da questa zona. Ah, ok, da qua. C'è la scala. Saliamo la scala, giriamo scala, entriamo qui dentro. Sopra? Sopra, sempre sopra. Eccola qua, minchia. Quanti punti abilità sono? 5 punti abilità, minchia. Morta, esci da teo. Ottimo, regà. Se ora abbiamo tanti punti abilità, ma ci mancano un po' di risorse. Convoglio medicinale vicino, ragazzi. Convoglio medicinale vicino. Convoglio medicinale vicino. Dai, 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 che lo andiamo a prendere. Dai, che lo andiamo a prendere. Cambia posto. Vai, parti, zio. Andiamolo a prendere. Convoglio medicinale ci serve. Visto che è qui vicino, lo andiamo a prendere immediato subito. Ordine assalto. Perché si accende la cosa notturna? Ordine assalto, ho detto. Qua vi fermate come volete voi. Cioè, ma non è che decidete voi, eh. Sono io il capo. Comando io. Me. Boom. Mamma che crocca c'è. What the fuck, Lel? Non scappi. Fammi marcare le risorse. Devo solo marcare le risorse. Marca risorse. Vai, 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 vai. Sbrigati. 1250. Tutto sto casino. Siamo sempre a Montepunco, sì. Sì, anzi, abbiamo anche un tenente qui, raga. Bandito stradale. Sì, ok, va bene. Oh, il tenente! Pezzo di merda, sta scappando. Katari, mi serve il subo corazzato. Katari, dove minchia me l'hai messo? Katari, porco schifo. In mezzo alla zona nemica me l'ha messo. Cioè, il vigoli lo porti, ok, ma minchia, mettimelo più vicino. Bello, totalmente a caso, l'abbiamo fatto fuori, ottimo. Il cecchino ci prende di mira. Fatto fuori il cecchino, non ci dà più problemi il cecchino. Stai tranquillo con il cecchino. Ragazzi, andiamoci a prendere questo punto abilità che si trova qui. In modo che... Ma fermo. Che subo corazzato. Ma abbiamo l'elicottero, zio. Allora, se riusciamo a fare le cose sensatamente, riusciamo a fare le cose serie. Questo elicottero, visto che è provvisto anche di minigun, se riusciamo a tenercelo, ci tornerà utile per tutto l'episodio. Perché ovviamente Katari... Dobbiamo ancora potenziare il supporto ribelle per quanto riguarda la consegna del veicolo. Perché per il momento... Oh, alzati zio. Perché per il momento possiamo farci consegnare pick up subo corazzato. Ma non possiamo ancora farci consegnare l'elicottero che si sblocca potenziando al massimo quello che è il supporto ribelle. Quindi, campo ribelle. Fe, ti devi atterrare qui. Devi atterrare in questa zona. Atterriamo bene, che sennò l'elicottero dopo non lo possiamo più prendere. Ok, l'elicottero sta qui. Prendiamo... Questo sarebbe un riconoscimento. Punta abilità. Una scatola di cereali o dall'Air Force. Sì, vabbè, tu c'hai sempre le tue cose da dire e noi siamo molto contenti di questo. Oh, indaghiamo, benissimo. Cassa di attrezzatura. Ok, io per il momento mi prendo questi qua, poi. Ok, qui le munizioni prendiamole che ne abbiamo usato un pochino. Marchiamo queste risorse che ne abbiamo usato un altro pochino. Ok, perfetto. Bene, ci siamo. Tutto va per il meglio, l'elicottero è ancora qui, quindi saliamo sull'elicottero e ci dileguiamo anche da questa zona. Io dove vedete che minchia era quel veicolo che mi ha segnato, raga. Cos'è, un carro armato? No, bellissimo, ok, no, perfetto, questo deve essere nostro. Generatore? Lo disattiviamo immediata subito, oddio, donna... Disattiviamo subito questo generatore, visto che abbiamo le MP. Ottimo! In modo che i rinforzi non potranno più essere chiamati. Ti credi tu che noi siamo sprovveduti, eh? Ti credi tu? Te lo credi? Ok, signore, allora. Proseguiamo. Vediamo qui se riusciamo a metterci... Non ho visuale. Fuck. Non ho visuale, quindi non posso rischiare di andare totalmente a random. Intanto sono 20 minuti che registro. Raga, ci vuole veramente molto tempo per fare queste... Per fare queste tipologie di video, lo sapevo. Ecco per quale il motivo. L'ho fatto anche senza facecam, visto che fa un caldo allucinante, bestia. Ok, fuori anche lui. Oh, ma chi è sto pazzo? Ma muori.
No, no, nasconditi, nasconditi, nasconditi. Il tenente è andato, raga. Tenente è andato al baretto. Dietro, 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 dietro. Fuck, stava dietro. Qui c'è anche la cassa d'armi, è vero? Sì, sta qua. Eccola qua, che abbiamo preso. Manico anteriore sotto canna, vabbè, sì. Allora, qui c'è anche il punto abilità, ma dobbiamo andare di là. Dobbiamo andare, però, dobbiamo fare un giro largo. Allora, facciamo così, giriamo per di qua. Oh, c'è anche un dossier Kingslayer, ottimo. Qui prendiamo tre piccioni con due fagiani. Prendiamo il dossier Kingslayer e vediamo che roba è. Ok, vi faccio sentire il dialogo, intanto faccio fuori questi qua. No, ma non ti ho rotto il dossier Kingslayer, ma allora siete pezzi di merda. Ok, ecco il punto abilità che ci interessava. Un punto abilità, ok, scendiamo da qui, ottimo, bel atterraggio, man. Raga, io questo lo devo guidare per forza. Corazzato, cioè, ma minchia, che spettacolo. Allora, da qui ce ne possiamo andare. Purtroppo il dossier Kingslayer è sminchiato. È sminchiato, io non capisco per quale motivo a volte bug in questo modo. Qui c'è un altro tenente, dobbiamo tornarcene qui. E a quel punto dopo ci andiamo a fare questa missione secondaria. Troviamo raid risorse per il momento. Allora raga, eccolo qua, ci siamo posizionati in questo luogo. Visto che a destra abbiamo la casa che ce lo ripara, quindi sicuramente non entrerà nessuno. Ora noi per sicurezza andiamo su dotazioni, ci cambiamo questo. Che comunque abbiamo una parte sbloccata, che era il sottocanna. Vediamo un attimo che roba è. Manica anteriore, leva la precisione, aumenta la manichevolezza. No, a noi la precisione ci serve perché sembra niente, ma è importante. Mettiamoci l'MG121, che visto che la nostra mitragliatrice le gira, con cui facciamo fuori tutto quello che c'è da far fuori. Mitragliere lo possiamo fare. Allora, attiviamo la radio e saliamo sul mitragliere, signori. Ora dobbiamo difendere la radio, quindi difenderlo con questo è il miglior modo. Beh, madorega! Madorega! Fuck, 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 fuck! Più giù di così in ceponna, merda, merda, merda! Mitragliere, mitragliere, sali, 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 che lo facciamo fuori così. Sali che lo facciamo fuori così. Boh! E che ci ha voluto? Niente, un bel colpetto fatto bene, signori. Merda, m'hanno chiappato. Vai, raga, 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 riparatemi, recuperatemi. Fatemi salvare. Perché stanno distruggendo le mettitore. Stanno distruggendo le mettitore. Non ce la facciamo, non ce la facciamo. Te lo dico io, raga, non ce la facciamo. Missione fallita. Sì, sì, ci hanno distrutto le mettitore. Missione secondaria fallita. Lo sapevo io. Posizione scomoda, posizione scomoda. Piano. Zitto. Interroga. Vai, medaglia bonus. Abbiamo già anche una medaglia bonus qui vicino. Prendi medaglia, ok. Velocità, perfetto. Questo ok, ancora di qua. Usciamo e marchiamoci queste risorsine che sono qui. Dove sono? Eccola qua, pacchi di cibo per noi. Perfetto. Mentre di qua abbiamo, vediamo un po', comunicazioni. Comunicazioni, ok, bene. Not bad, not bad. Allora, qui vicino abbiamo un raid di cibo, raid alimentare, 2500 pacchi di cibo. E abbiamo anche una cassa di accessori. Ok, andiamocela a prendere dunque, signori. Ok, signori, ora ci troviamo qui in mezzo alle fratte. Occhio, abbiamo compagnia. Ci troviamo qui in mezzo alle fratte per cercare di rubare un elicottero con del cibo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Madorega, quanta gente. Facciamo 1. Facciamo 2. Facciamo 3. Ok, usciamo allo scoperto. Facciamo fuori il cecchino, raga. Mori, dove credi di andare? Cecchino anche fatto fuori. Ok, fatto fuori. Ok, non c'è più nessuno. Bene, perfetto, abbiamo fatto una manovra pulitissima. Dove lo dobbiamo portare sto elicottero? Me lo fai portare in una zona di qua, per cortesia. Qua. Ai Spirito Santo. Non può fondare da nessuna parte. Ok, signori, siamo arrivati qui. Ai Spirito Santo, un'altra zona della mappa totalmente sconosciuta a me precedentemente. Ok, lasciamola qui, così completiamo questa missione.
facciamo direttamente mappa, visto che l'abbiamo completata, e ci trasportiamo qui a Monte Punku Alpha. Ok signori, siamo qui di nuovo a Monte Punku Alpha. Ovviamente avete visto che sono andato qui ad Spirito Santo, quest'altra regione. Non ci volevo andare, però ormai a questo punto tutte i raid risorse che abbiamo con aerei e elicotteri, le basi a noi più vicine sono sempre in regioni ancora da scoprire. Quindi o lasciamo perdere a farle, però a questo punto rinunciamo anche ai punti risorse che sono importanti per migliorare le nostre abilità, o altrimenti le facciamo e facciamo come ho fatto adesso, che non abbiamo sbloccato alcun dossier King's Day, e perché non abbiamo dato tempo a Bowman di darci informazioni, perché tanto Bowman ci dà informazioni non appena siamo arrivati, quando tocchiamo terra. Quindi se noi siamo rapidi noi gli diamo tempo. Allora andiamo a interrogare anche il tenente, che dovrebbe essere l'ultimo, che è sempre quello che sta in queste posizioni, è sempre quello che sta qua. Te vai, ferma, dove vai? Fermati, porco schifo. Oh, che il signore ti fotta, guarda. Minchia, quante missioni secondarie. Not bad, signori, not bad. Campo ribelle, avvistamento, ok, andiamo a prendere quello, visto che abbiamo qui vicino l'elicottero. Quello del mortaio, regà, me lo faccio sempre alla fine io, perché è abbastanza complicata. Allora, calma, dobbiamo fare un atterraggio importante, perché altrimenti da qui non possiamo ripartire. Allora, qui c'è una zona abbastanza tranquilla, possiamo provare ad atterrare. Ok, perfetto. Benissimo, eccolo qua. Il nostro banco sganciato con il paracadute. Dov'è che si attiva sto coso? Marca risorse, ok. Abbiamo il pacco. Invio le coordinate ai ribelli così se lo prendono. La prossima volta chiediamo di farlo sganciare vicino a un bar. Effettivamente non è che sarebbe male male come idea, ma non credo ti daranno mai retta. Allora, io direi di farmi queste tre cose qui, visto che le abbiamo qui vicine. Quindi mettiamo il marker in quel punto e andiamo con l'elicottero in quel punto. Ok, campo ribelle, quindi ok, qui non si fa neanche fatica, perché si arriva, si prende e ce ne andiamo. Livello 17, altro punto abilità. Questi quanti punti abilità ci ha dato? Un altro punto abilità. Ok, va bene, dai, è importante. Dov'è l'elicottero? Eccolo qui. Quindi saliamo sull'elicottero, mettiamo mappa. Oh, qui c'è un dossier Kingslayer. C'è dossier Kingslayer, ma lo veniamo a prendere dopo. Questo è cassa d'armi R5 RGP. Freno di bocca. Non compatibile con i silenziatori. Meno rinculo. Completare mitragliatrice leggera. Mitragliatrice leggera potrebbe essere buona per quanto riguarda l'MG121 che usiamo noi. Quindi andiamo di 1,3 km di là, proprio al confine di questa regione, per prenderci questo freno di bocca e lo mettiamo immediatamente alla mitragliatrice dell'MG121. Ok, vediamo se è easy o se è complicato prenderlo. No, non mi segna nemici, quindi è una zona, sembrerebbe quasi come abbandonata, così per avere una miglior visuale di atterraggio. Potevo atterrare meglio? Potevo atterrare meglio. È rimasto acceso, raga, è rimasto acceso. Dai, è rimasto in moto per dopo. Mantieni il motore caldo, elicotterino. Senza che magari te ne vai, perché ci serve a noi. Ok, eccola qua. Attraversa. Prendi oggetti, ok. Freno di bocca. Facciamo così, marchiamo queste risorse. Oh, qua tante risorse. Da marcare. Prendiamo. Oh, le munizioni ce le abbiamo tutte. Ah, sta qua fuori. Sta qui fuori, sta qui fuori. Ok, marchiamo le risorse. Ok, abbiamo fatto tutto. Perfetto, perfetto. Ora riprendiamo l'elicottero, che è ancora in moto, motore caldo per noi. Ok, adesso dobbiamo arrivare qui. Prendere la cassa d'armi. Prendiamoci quest'arma, che sembrerebbe molto importante. Sospettati, ma de che? Non sto a fa niente. Già sospettati, oh mamma mia. Come invece accanito sulle cose. Ah, questo pure è un edificio abbandonato. Va bene, allora noi atterriamo qui al centro e ci siamo. Accendiamo la luce, perché qua non si vede niente. Tutto buio. Questi risparmiano pure sulla corrente. Ok. Ovviamente tocca sempre salire 47.000 piani, perché altrimenti non sono contenti. Eccola qua. Prendiamola immediatamente. Diamoci una rapida occhiata. Controlla arma. Mitragliatrice leggera. Aspetta un attimo. Cioè, è bellissima, perché è bellissima. Per carità di Dio, ma è quella là che dovevamo sbloccare tecnicamente. Adesso dov'è? Oh, eccola qua, quella che a noi ci interessava. R5 RGP. Questa qua, allora,
che differenza ha con quella che utilizziamo noi adesso, che mettiamo silenziata? Che comunque quella che usiamo silenziata è silenziata. Ok, il silenziatore si può mettere, quindi allora vediamo la differenza tra silenziatore e silenziatore, perché a me quello mi interessa sapere più che altro perché... Ok, la riduzione del rumore sostanzialmente è uguale. Questa qua che utilizzavamo prima ha meno gittata e meno cadenza di fuoco e un po' meno penetrazione, mentre questa qua è un po' meglio. Se noi la modifichiamo, come rovinare niente, canna. Abbiamo la canna lunga che aumenta ulteriormente danni, precisione e gittata. Perfetto, raga, potrebbe diventare questa la nuova arma, perché raga, veramente... è qualcosa di bestiale. Allora scegliamo un attimo la verniciatura al volo. Vediamo un po' come la possiamo fare. Così mi piace, raga. Vai, giungla a rete. Bestiale, raga. Allora se mo la mettiamo a confronto con questa, ovviamente vediamo che l'SR-635 ha più maneggevolezza. Ma per quanto riguarda il resto è tutto di meno. Anche se questo mirino non è che mi piace poi così tanto, devo essere sincero. L'ottica digitale aumenta leggermente la maneggevolezza e riduce di poco la precisione gittata. Però con quello digitale secondo me è meglio, perché quello digitale abbiamo visto che c'è lo zoom. Quindi se io faccio così, leva, cioè raga, meglio, molto meglio. Ora dobbiamo solo trovare qualcuno da far fuori per testarla immediatamente. Intanto vediamo un po'. Bella silenziata, ok, perfetto. Signori, ah ok, c'è anche un dossier Kingslayer. Perfetto, ce lo andiamo immediatamente a prendere, visto che siamo... Dove vai? Visto che siamo qui in questa zona. C'è il documento, cos'è? È una canzone, quindi a noi sostanzialmente ce ne fotta proprio. Allora, pigliamo l'elicottero che abbiamo parcheggiato al centro del piazzale e dirigiamoci verso quella che è un'altra nostra meta. Ragazzi, ne andiamo qui in questo luogo sconosciuto perché abbiamo tante cose da fare. Cattura intimidisce il sigaro, abbiamo tante cose da fare. Allora, noi arriviamo e ci parcheggiamo circa lì. Ok, raga, aspetta un attimo perché sto dossier Kingslayer mi ha scassato la minchia. Basta. Quando è troppo. Ok raga, abbandoniamo l'elicottero perché qui siamo in un fuoco incrociato incredibile. Abbiamo gente di qua. Ok, l'abbiamo fatto fuori. Molto rinculo comunque quest'arma però, Granata, via. Mortacci vostra. Raga, calma però, cioè noi non possiamo far casino ancora prima di entrare qua nella zona che a noi ci serve. Dai no, mamma mia. Vai, zit. Guarda, non sta sta cassa d'armi. Prendi oggetti, che roba è? Proprio quello che desideravo. L11, fucile di precisione. Oh, fermi, fucile di precisione. Noi abbiamo questo. Vediamo che differenza c'è, ragazzi. Oh mio Dio. Riduzione del rumore. Vabbè, ci dobbiamo mettere il silenziatore. Ma guarda quanti danni fa, raga. Raga, minchia, questo è un mostro. Madonna, questo è mostruoso, raga. Fermi tutti qui. Cambia, metti il fucile da cecchino. Monta silenziatore. Raga, abbiamo trovato anche il nostro fucile da cecchino. Questo ha un po' meno rumore, questo che usavamo prima, ma quello ce lo portiamo dal primo episodio, raga. Credo sia il momento di cambiare e decisamente con questo cambiamo perché... Precisione massima, ma si può modificare ancora, quindi... Mirino ottico, ottica digitale che aumenta leggermente la maneggevolezza. Cattura standard 5, la canna lunga non ce l'abbiamo, il silenziatore purtroppo è sempre quello. Ok, ah no, volevo verniciarlo, verniciamo anche questo, anche se nera swag, però... Ma raga, io lo faccio così, guarda che figata, vai, seleziona. Raga, quindi in sto episodio abbiamo cambiato le nostre armi. Abbiamo messo il fucile RG5RGP e il fucile di precisione L11-54-372-0773. Allora, vediamo un po' come funziona. Mamma signori! Madonna mia, cosa facciamo con questo fucile, signori? Deve ricaricare, questo c'è... Ok, l'unico problema di questo fucile è che ha 5 colpi. Mamma mia! Raga, qua sono tanti comunque. Ma mori, raga, ma senza sensatore questa qua è una bestia.
Allora, continuiamo ad andarcene di qua per il momento e andiamo in questi luoghi nefasti, ci sblocchiamo tutto questo che sta di qua e poi ce ne torniamo dall'altra parte, visto che comunque abbiamo altro da prendere. Anzi, prima andiamoci a prendere questo che ci serve la cosa dell'avvistamento, visto che lì solo con l'elicottero ci si può arrivare. Ah, ragazzi, sta tutto qui. Ottimo, dai, va bene, va bene. Aprite il fuoco. Vai col fuoco. Fate fuoco, fateli fuori. Fateli fuori, perfetto. Ok, adesso abbiamo rimontato il silenziatore. Marchiamo queste risorse Fermato, per quanto riguarda impacchettato, consegnato. l'avvistamento. Ora è tutto dei ribelli. Perfetto, Speriamo che il carico prendiamo il non vada punto abilità. sprecato. Sarebbe un peccato aver fatto tutta questa fatica per Tre niente. punti Il abilità, salto ok. d'altro non Riprendiamo sarebbe le stato munizioni sicuro. che ne abbiamo usate un po'. Marchiamo queste risorse. Ok, signori, va bene, va bene. Ci siamo, l'elicottero nostro sta un po' più di là che di qua, però forse è meglio prenderci quest'altro. Allora, qui c'è un dossier Kingslayer. Allora, andiamoci a prendere questo dossier Kingslayer, signori, anche se per il momento abbiamo visto che non c'è niente di interessante come dossier Kingslayer, eh. Raga, mi dice che devo sc che è sotto. Ma devo scendere da qualche parte? Da qualche parte si scende. Oh, dove stiamo andando, signori? Io vorrei sapere perché schiaccio la freccia destra e mi apre il drone. Ma dico io, no? Prova fotografica. Klaus Barbie è un famigerato ufficiale nazista, noto per aver dato la caccia alla resistenza francese e aver deportato bambini ed ebrei nei campi di sterminio durante la seconda guerra mondiale. Alla fine della guerra iniziò a lavorare come agente segreto per gli Stati Uniti, e in seguito si vide costretto a fuggire in Bolivia, dove iniziò a commerciare in armi e droga, giocando un ruolo chiave nei vari regimi militari. Dopo l'esposizione in Francia, negli anni 80, fu condannato all'ergastolo per i suoi crimini. Morì in prigione nel 1991. Allora, a Montepunku ci rimane il suo dossier Kingslayer, che sta da sta parte. Prova fotografica, informazioni sulla Bolivia, le fazioni, le leggende. Allora, andiamoci a prendere quella prova fotografica lì. E poi ci facciamo qualche altra missione secondaria. E poi basta, tanto per quanto riguarda oggetti, punti di abilità e quant'altro. Insomma, abbiamo già dato abbastanza, credo. Ok, siamo arrivati, ma io dove minchia atterra con questo coso adesso? Me lo spieghi? Cioè, non c'è un posto dove posso atterrare qui. È tutta frasca. Ragazzi, cerco di atterrare qua in strada. È un po' poco consono come atterraggio, ma io ci provo. Ok, ci sono riuscito, raga, ma che cazzo di pilota so? Ma di cosa stiamo parlando? Ma datemi il brevetto, ma cosa stiamo dicendo a fare queste cose? Dossier Kingslayer, incidente dato, vediamo un po'. Benedizione dei veicoli, le strade della Bolivia sono estremamente pericolose. È molto diffusa l'usanza di portare veicoli di tutti i tipi in chiesa e farli benedire, ottenendo una protezione divina. Il luogo più visitato è la cattedrale di Capacabana, sulle rive del lago Titicaca. Una tragedia con nomi. Ogni domenica la gente si raduna e il sacerdote dà le sue benedizioni, versando acqua santa sui veicoli decorati. Ok. Vabbè, alla fine è un dossier Kingslayer, però per quanto riguarda magari cose un po' strane, riguardo le usanze, le tradizioni. Saliamo, andiamo a prenderci l'elicottero. Signori, andiamoci a fare questa qua. Operazione ribelle, potenzia supporto per la consegna dei veicoli. Come siamo messi? Che magari vediamo se riusciamo a sbloccare. Consegna veicolo. Ce ne mancano altre due per avere la possibilità di richiedere un elicottero. Tanto comunque devo prendere anche la stazione di rete di questa missione secondaria a Tabacalla, che ancora non ho fatto. Quindi probabilmente dal prossimo episodio avremo anche l'opportunità di poterci richiedere un elicottero, il che non è affatto male. Ora io vorrei capire dove minchia sta sta sezione di rete, dove posso atterrare più che altro. L'elicottero è comodo, sì, ma quando non c'è spazio per atterrare, che è una tragedia. Ok, raga, siamo qui alla sezione di rete. Dobbiamo far saltare uno degli ingressi. Quale facciamo saltare? Raga, a me questo qua sopra sinceramente mi ispira abbastanza. Li prendiamo dall'alto verso il basso. Che dite? Sì, secondo me può funzionare. Allora, mettiamo il C4 però. Lo Carica innescata in attacchiamo posizione. qui alla porta. Facciamo così, ci allontaniamo. E facciamo esplodere tutto. Ok, raga, i miei già l'hanno fatto fuori. Minchia, madonna, sono mostri. Devo trovare sto coso da Kera. Dove? Eccolo qui. Akera, vai. Vai bello, forza. Perfetto.
Ok, anche questa missione secondaria è stata effettuata con enorme successo. Qua sono arrivati i ribelli, ovviamente, mo che è finito tutto, perché prima non potevano arrivare. Nice, regà, abbiamo quasi fatto tutto. Oddio. Vabbè, mo lasciando parte che taga bagallo, dobbiamo ancora... Devo ancora fare tutto. Io me ne voglio andare di qua, mi voglio fare queste. Oh, però qua, regà, abbiamo ancora delle casse di accessori da fare. Allora, regà, noi ce ne andiamo di qua giù. Prendiamo l'elicottero e ce ne andiamo qua giù, in modo che ci facciamo queste ultime cose finali. Qui, in basso, signori, e poi... Concludiamo qui questo episodio, visto che sono ormai quasi un'oretta e mezza, insomma, che registro. Il nostro l'abbiamo fatto, eh. Ok, siamo arrivati. Ok, questa è una zona nemica, quindi dobbiamo atterrare e procedere con un po' di gamma. Oh, ma te vuoi fermare? Mizzaga! Oh, un elicottero zombarello, zombarello tenemo. Allora, all'URSS. Qui abbiamo due cose da prendere, not bad. Le andiamo a prendere adesso tranquillamente. Scansioniamo. Ok, fienile sicuro. Un fienile del cratere da fuori. Seccata. Ok, vabbè, se. Ah, raga, io mi metto in mezzo alle fraschette. Visto così l'unità non ci prende. Continua a perlustrare un po' quella che è la zona. Comunque, di gente ce ne sta parecchia, eh. Non se vede nessuno. Nemico marcato. Per il momento, però, di gente ce ne sta parecchia. Allora, i cecchini. Cecchino su quella torre. I cecchini in tutto sono 4. Quindi allora facciamo 1, 2, 3. Vediamo un po' se riusciamo a far fuori i cecchini, ragazzi. Ingaggio. Bersaglio a terra. Ok, ci ho messo un colpo in più. Sto mirino, raga, non si capisce bene perché te mette pure quella X là nera, è un po' un casino. A volte quando è un po' scuro ti copre la visuale. Per il resto è fenomenale perché ti zoom, è qualcosa di incredibile. Secondo me è tutta questione che ci dobbiamo abituarci. Oh, raga, guardatelo qua questo. Questo se ne viene di qua lo facciamo fuori in un modo incredibile. Mamma mia, che colpettino strabiliante, ricarica. Ok, fermo, questo ci stava a beccare, raga. Questo ci stava a sgamà. Zitto. Cecchino dove, merda, corri, merda. Riparati. Tormenti ancora, ho una linea di tiro. Ingaggio. Fatelo fuori. Tenente è morto. Ok, il cecchino anche l'hanno fatto fuori. Benissimo, ce la siamo cavata bene. Ok. Bene, meglio così. Dove sta la cassa d'accessori? Sta sopra sicuramente. Tocca salire sicuramente perché te pare che bisognava salire. Facciamo così. Saliamo sopra. Eccola qua. Che ci dà di bello? Freno di bocca V2. Ok, questo è l'altro luogo dove c'è il punto abilità. Sta a fianco praticamente. Ok. Dai che li stiamo a far fuori così bene, eh? Li stiamo a far fuori abbastanza bene. Cambiamo giro. Che adesso sanno che siamo di là. Calma, che altrimenti ci fanno fuori. Guarda che non muore. No, quest'arma, raga, c'ha un po' troppo rinculo per i miei gusti, eh. Nelle situazioni caotiche a volte non è facile governarla. C'è da migliorare. Allora, prendiamoci il punto abilità che è qui. Eccolo qua. Un punto abilità. Perfetto, signori. Ok, signori, allora prendiamoci questo elicottero e ci andiamo a fare questo supporto ribelle che ho visto che è lo stesso di prima, ovvero far saltare uno degli ingressi della stazione per sbloccare e migliorare il potenziamento consegnaveicolo. Quindi dopo di questo possiamo ufficialmente richiedere come veicolo a Qatari anche un elicottero. Ok, siamo arrivati. C'è anche il punto abilità qui, l'L, ok, tutto quanto insieme, ottimo. Ora abbiamo i seguenti ingressi. Due sono sotto. Mi sa che sono solo due gli ingressi, quindi... Sì, quindi diciamo che le alternative non sono poi così tante. Lanciamo il C4. E facciamo esplodere.
Ok, anche lui fatto fuori. Cosa abbiamo preso? Non lo so, ragazzi, ma li stiamo facendo fuori. Con calma, anche se abbiamo fretta. Proteggiti, proteggiti. Ok, l'abbiamo fatti fuori tutti. Ottimo, hackeriamo, hackeriamo, perfetto, benissimo. Ce l'abbiamo fatta. Computer spento, ma noi hackeriamo. Ok, perfetto, siamo anche qui pronti per prenderci il punto abilità, ok. Altri 3 punti abilità. Ragazzi, abbiamo tantissime cose. Tantissimi punti abilità. Però abbiamo anche sbloccato il supporto ribelle. E abbiamo la possibilità di richiedere anche un elicottero. Perfetto, perfetto. Allora, per quanto riguarda invece le altre abilità, abbiamo 45 punti abilità, ragazzi. Adesso non saprei neanche come spenderli, sinceramente, lo sai. Ma va bene, questo non è un nostro problema. Allora, che cose ci sono rimaste da fare? Sostanzialmente neanche troppissimo. Ok, raga, siamo qui in questa nuova missione secondaria, antenne di rete. Disattiviamo la prima antenna e vediamo dove ci mette la seconda. Via un'antenna. Ok, dov'è la seconda? Perfetto, è lontanissimo, quindi abbiamo 2 minuti per arrivarci. Prendiamo l'elicottero che abbiamo lasciato prima, con il quale siamo arrivati in questa prima antenna, e ci dirigiamo immediatamente a 2 km di distanza. Questa in macchina sarebbe stata sostanzialmente impossibile da fare, quindi meno male che siamo arrivati con l'elicottero. Ok, 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 ok. Ok, un atterraggio che si poteva far meglio, ma l'importante è che siamo atterrati. Arriviamo qui e disattiviamo la seconda antenna. Perfetto, anche questa missione secondaria è stata completata. Signori, ci è rimasto veramente poco. Ci manca un punto abilità da prendere. E... Ehi, sono Pac. La gente dei villaggi inizia ad avere meno paura dei miei uomini. Abbiamo bisogno di un supporto più pratico. Alcuni dei miei non hanno neppure le scarpe. Queste cose richiedono tempo. Ma se tutto va come speriamo, il popolo ti darà il suo pieno supporto. Speriamo succeda presto. Buona suerte. Ok, anche Katari ci sta comunque tenendo informato sulla situazione. Allora, qui abbiamo da fare il capo dei ribelli e poi dobbiamo prendere l'ultimo punto abilità. Quindi facciamocele al volo, signori. E concludiamo qui questo enorme episodio, che non so quanto durerà a voi, ma sicuramente penso tantino. Allora, arriviamo qui, belli rapidi. Ah, questa è la zona dove eravamo prima. Perché non l'abbiamo fatta prima? Sicuramente è successo qualcosa che ce lo ha impedito. Allora, raga, io sto provando ad andare un po' furtivamente, anche se è quasi un mezzo rischio perché sono lì, eh. Ok, ok. Devo lanciare un drone per vedere se in questa parte di questo edificio c'è qualcuno. Cazzo, ha sentito lo sparo. Calma, calma. Zitto, sei venuto proprio in bocca a me, sei venuto. Vai, spargi la voce. Vai, spargi la voce, vai, sì. E chiunque stia con il Santa Blanca può considerarsi morto. Dillo ai tuoi amici, si accorgeranno di noi troppo tardi. Ok, ok, está claro pues. Ok, ok. Brutta giornata per essere un sicario. Buona giornata per i ribelli, saranno felici. Perfetto, raga, mi è venuto proprio contro. Mo dobbiamo solo fuggire, perché qua c'è un sacco di gente che a noi non c'è, sinceramente non ci fa piacere da incontrare. Ottimo, fatto fuori. Via, 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 corri, 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 attraversa, attraversa, via, via, scappa, corri, lontano. Via, lontano, via, lontano, via, lontano, via, lontano. Ok, dopo esserci paracadutati, siamo per arrivare a prendere l'ultimo punto abilità che a noi ci serve per completare quello che è Monte Punku. Vabbè, un atterraggio un po' poco probabile, ma va bene così. Ok, ci siamo. Eccolo qui, l'altro punto abilità.
Signori, quindi abbiamo completato tutto quello che è Montepunku. Quasi tutto, perché vabbè, ci manca da prendere un paio di cose, ma vabbè, poco male. Per il resto abbiamo completato tutto, quasi 2 ore di registrazione, quindi io concludo qui questo episodio. Non so quanto voi avrete visto, perché sicuramente ho cercato comunque di levarvi tutte le parti che si potevano tagliare e quant'altro. Vi lascio un like, un commento, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Ghost Recon Wildlands. Vi ricordo la pagina Facebook in descrizione per stare sempre aggiornati. Ogni domenica esce il palinsesto, che vi esporrà tutti i video che ci saranno la settimana successiva sul canale. Quindi restate sempre aggiornati, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.